Figlio dello Spirito Santo. Amen. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tua cara figlia nelle tue braccia, per chiederti, coi sospiri più ardenti in questo giorno, a te particolarmente dedicato, la grazia più grande, che tu mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi come figlio tuo a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, a ciò che guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretta alla tua mano materna, mi darei tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà. E perciò possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo, dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini per farmi comprendere che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi di nuovo sulle tue ginocchia materne per ascoltare le tue lezioni. Mamma Celeste, la tua potenza si affida a questo tuo povero figlio. Sono troppo povero, lo conosco, ma so che tu mi ami da mamma, e ciò mi basta per slanciarmi sulle tue braccia, affinché tu abbia compassione di me, ed aprendo le orecchie del cuore, mi farai sentire la tua voce dolcissima per darmi le tue sublimi lezioni. Tu, mamma santa, purificherai il mio cuore col tocco delle tue dita materne, affinché racchiuda in esso la celeste bugiana dei tuoi celesti insegnamenti. Materna che mi fa amare più
più che madre la figlia mia. Perciò voglio farti sentire il grande prodigio che operò il Fiat Supremo in me, affinché tu, imitandomi, possa darmi il grande onore di essere mia figlia regina. Come lo sospiro nel mio cuore, affogato d'amore, di avere intorno a me la schiera nobile delle piccole regine. Dunque, ascolta, figlia mia diletta. Non appena il Fiat divino si riversò sul mio germe umano per impedire i tristi effetti della colpa, la divinità sorrise e si mise in festa nel vedere nel mio germe e nel germe umano puro e santo come uscì dalle loro mani creatrici della creazione dell'uomo. E il Fiat divino fece il secondo passo in me, per portare questo mio germe umano, adesso purificato e santificato, innanzi alla divinità, affinché si riversasse a torrenti sopra la mia piccolezza in atto di essere concepito. E la divinità, scorgendo in me bella e pura la sua opera creatrice, sorrise di compiacimento e, volendomi festeggiare, il Padre Celeste versò su di me mari di potenza, il Figlio mari di sapienza, lo Spirito Santo mari di amore, sicché io restai concepita nella luce interminabile della divina volontà. E in mezzo a questi vani divini, che la mia piccolezza non poteva contenere, formavo onde altissime per rimandarle con omaggi di amore e gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. E la divinità era tutta occhi su di me, per non farsi vincere da mio amore, sorridendomi e vezzeggiandomi mi mandava altri mari, i quali mi avvenivano tanto che, come fu formata la mia piccola umanità, acquistai la virtù rapitrice di rapire il mio creatore. E si faceva veramente rapire, tanto che tra me e Dio fu sempre festa. Nulla ci negavano vicenda. Io non gli negai mai nulla, e lui neppure. Ma sai tu chi mi animava con questa forza rapitrice? La divina volontà che come vita regnava in me. Perciò la forza dell'ente supremo era la mia, e perciò tenevamo uguale forza di rapirci a vicenda. Ora, figlia mia, ascolta la mamma tua. Sappi che io ti amo assai e vorrei vedere l'anima tua riempita dei miei stessi mari. Questi miei mari sono gonfi e vogliono riversarsi. Ma per far ciò devi svuotarti del tuo volere affinché il volere divino possa fare il secondo passo su di te e, costituendosi come principio di vita nell'anima tua, chiami l'attenzione del Padre Celeste, del Figlio e dello Spirito Santo a riversarsi su di te con i loro mari rigurgitanti. Ma per far ciò vogliono trovare in te la stessa loro volontà, perché non vogliono affidare alla tua volontà umana i loro mari di potenza, di sapienza, di amore e di bellezza indicibile. Figlia mia carissima, ascolta la mamma tua. Metti la mano sul tuo cuore e dimmi i tuoi segreti. Quante volte sei stata infelice, torturata, amareggiata perché hai fatto la tua volontà? Sappi che hai messo fuori una volontà divina e sei caduta nel labirinto dei mali. Essa, la volontà divina, voleva renderti pura e santa, felice e bella di una beltà incantevole. E tu, col fare la tua volontà, l'hai guerreggiata e con dolore l'hai messa fuori della sua cara abitazione, qual è l'anima tua. Senti, figlia del mio cuore, questo è un dolore per la mamma tua, che non vedo in te il sole del Fiat divino, ma le dense tenebre della notte della tua volontà umana. Ma su, coraggio. Se tu mi prometti di darmi la tua volontà nelle mie mani, io, la tua mamma celeste, ti prenderò nelle mie braccia, ti metterò sulle mie ginocchia e riordinerò in te la vita della divina volontà. Ed anche tu, alle tante mie lacrime, formerai il mio sorriso,
la mia festa e il sorriso la festa della Trinità Sacrosanta. Allora, questa meditazione è veramente un viso stupenda e ci fa volgere lo sguardo in questo primo sabato del mese sulla unicità, sulla assoluta straordinarietà, non so se esiste questo termine, sull'incantevolezza, della veramente Divina Maria. Abbiamo ascoltato in questa meditazione, non so se avete fatto caso, tante volte ricorrere il termine mari, la divinità di Versalemme mari, mari di sapienza, mari di potenza, mari di amore, e lei li cambiava, ai mari del cielo, con i suoi mari, provenienti dalla sua piccolezza, e allora la divinità mandava altri mari, i quali continuavano ad abbellirla, eccetera. Il nome Maria, Maria, contiene in sé mari. Il latino è ancora, sapete che San Luigi Conforte ci fece una bellissima sorta di filastrocca, che in latino suona meglio che in italiano, no? Perché dice Deus congregavit aquas et appellavit Maria, congregavit gratias et appellavit Maria, plurale di mari, in latino non diciamo mare e mari, in latino il plurale di mari, di mare è Maria, capito? Qui si gioca sull'accento, cioè Maria e Maria. Tradotto in italiano quella frase è Dio radunò le acque e le chiamò mare, radunò le grazie e le chiamò Maria. Ogni volta che diciamo Ave Maria, che purtroppo con tutte le preghiere, anche il Padre Nostro, ogni volta che lo diciamo dobbiamo entrare in estasi, non c'entriamo, più che altro assumiamo i colori delle piume dei pappagalli quando diciamo queste preghiere, purtroppo, questa è la nostra miseria umana. Quando diciamo Ave Maria, piena di grazia, ogni volta lo diciamo queste cose, no? Un saluto divino che vi rivolgo l'Arcangelo San Gabriele. Perché è così. Facciamo attenzione che qui la Madonna sta parlando di lei appena concepita, un attimo, quindi appena è stata creata nell'anima, dentro lo zigote, nato nel grembo, formato nel grembo di Sant'Anna, è formato naturalmente nel grembo di Sant'Anna, ma senza che miracolosamente contraesse la macchia della colpa d'origine. Ed è stupendo. Qui non ci sarebbero molte cose da dire, sarebbe da fissare questa espressione nella nostra mente e cominciare a guardare un film, quindi ad una contemplazione estatica, un film divino, chiaramente questi sono quelli più belli. Rileggiamo alcuni passaggi e cerchiamo di rappresentarci, io farò qualche piccolo commento. Comincia da subito tra Maria Santissima e la Santissima Trinità un, chiamiamolo, gioco d'amore, vogliamo chiamarlo una gara, uno scambio, un rapporto reciproco. L'amore infinito viene da Dio, che ha sorriso, che si è compiaciuto nel vedere finalmente una creatura. Ne ha vista una sola, tantissima, una, aveva visto Adamo ed Eva, ma il film è durato poco, perché poi è diventata una tragedia. Dopodiché, nei membri della razza umana, la Santissima Trinità non ha avuto la gioia di vedere nessuno bello come lui lo ha fatto uscire dal suo grembo. Perché noi per un nanosecondo siamo usciti tutti quanti belli, ma è per questione di, cioè, capire, meno del flash, d'accordo? Quindi il nostro Signore non ci ha avuto che ragione, cioè, le vede uscite tutte quante stupende le anime, ma è un film che dura un nanosecondo. Per una volta ce n'è stato uno che è durato un pochino più a lungo, una volta sola, ed è stato quello della Madonna. E quindi che succede? Vedete che indirettamente le rivelazioni sulla Divina Volontà sono stupende, perché ci fanno capire che cosa sarebbe stata la vita. La vita sarebbe stata veramente un'altra cosa, perché ci portano alcuni scritti ai tempi della Medeva e quest'altri a sondare le meraviglie della nuova Eva. E noi sappiamo che queste promesse sono state fatte, certamente non potremo viverle esattamente nello stesso identico modo, perché noi il peccato originale ce l'abbiamo nel contratto, i peccati attuali li abbiamo commessi, però il regno della Divina Volontà è decretato.
meritato, è promesso, è possibile. Quindi in uno stato come quello in cui noi stiamo è possibile vivere non esattamente le stesse identiche cose, ma qualche cosa che ci si avvicina molto. Negli scritti Gesù in persona dice: mi riporterò a vivere quasi nella condizione di origine. C'è quasi davanti, però è tanta roba. Ha una caratteristica fondamentale, che in questa condizione l'anima conosce e riconosce l'amore infinito di Dio e lo comincia a ricevere a torrenti. Si riversava torrenti sopra la mia piccolezza in atto di essere concepita. E volendomi festeggiare, il Padre riversò su di me mari di potenza, il Figlio mari di sapienza, lo Spirito Santo mari d'amore. Cioè, capite? È una tale, dire, valanga divina che l'anima rimane santamente travolta e estasiata. E che succede quando si fa così? Si ricambia. Perché con Dio vale la stessa identica cosa che con gli uomini. Se io amo qualcuno e quello mi si fida proprio, non è che sono tanto contento. Anche la moglie e il marito, dicono, devi essere buono, devi essere dolce con tua moglie, devi essere quasi un altro. Ma sai, mi sono avvicinato a mio marito, ho un bacetto, non si è affidato per niente. Brutto, orribile, no? Sappiamo sempre che l'arte di amare, ricordiamo sempre, è accogliere e valorizzare anzitutto, cioè mostrare gradimento per l'amore. Questo anche terra terra. Ci sono tutta una serie di piccole delicatezze, io spero che lo Spirito Santo me le faccia imparare piano piano, perché ci sono una montagna di sgarbi, di mancanze alla carità che quotidianamente facciamo. Perché non facciamo attenzione, un gesto gentile va apprezzato, cioè tu devi far capire alla persona che apprezza il gesto gentile, non devi far finta di niente, o peggio avere dei comportamenti anche, come dire, non verbali che fanno capire, me le dico proprio, dicono loro, orrore questa cosa, questo non c'è niente di divino nell'operare. Ma questo vale anzitutto nei rapporti con l'Altissimo, e noi nel nostro piccolo dobbiamo sentirci provocati da quello. Nel nostro personale rapporto con Gesù, personale rapporto con Gesù, non mediato. Voi sapete che il poromo polento intero si era messo in testa che il rapporto tra Dio e l'anima fosse personale e non mediato in nessun modo. È una stupidaggine questa qui, d'accordo? Però è anche vero che a fianco al rapporto mediato e necessariamente mediato con Dio, possiamo averlo a tu per tu e basta, c'è un rapporto personale, non immediato, ma personale con Gesù. Io lo sto dicendo in continuazione tutte quante le meditazioni, e noi dobbiamo imparare a metterci davanti a Lui, come rispondi tu all'amore che Gesù ha nei tuoi confronti, come accogli tu l'amore che vorrebbe darti, come sei capace di fare, adesso lo vedremo, distacco dentro di te, perché se non c'è il distacco dalla volontà umana, dagli affetti umani, queste cose te le sogni proprio, non esistono. O c'è l'uno o c'è l'altro. O da contenti di usare le metafore evangeliche delle caprughe, dei porci, ti piace quello, magnatele, d'accordo? Oppure torni da tuo padre e dici: io voglio te e basta. Ecco, quindi dentro questa dinamica tutto riceve e tutto restituisce, formando onde altissime per rimandarle con omaggi di amore e gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Queste sono le espressioni che sono impressionanti. La divinità era tutti occhi su di me, cioè l'altissima Trinità stava concentrata a guardare lo zigote animato da quest'anima santissima della Madonna. Basta. E allora che succede? Lei ricambia, e per non farsi vincere da me in amore, sorridendo e pensando, mi mandava altri mani. Quindi, uno, due, tre.
ma vediamo i ricci, i quali mi apprendivano tanto che conformato alla piccola umanità acquistai attenzione alla virtù lapidrice, questo è veramente impressionante, di rapire il mio creatore. Attenzione, si faceva veramente rapire, cioè, scusate, avete letto gli scritti di San Giovanni della Croce, cioè il rapimento è un'operazione divina. Qualcuno di voi l'ha vissuto, beato lui, prego, ma non è un'operazione umana, perché il rapimento significa che Dio prende la parte superiore della tua anima, che si chiama tecnicamente, se volete, spirito, e la tira fuori dal corpo, ok? Tira fuori, senza che ci sia nessuna possibilità da parte dell'anima di resistere. Il corpo della persona rapita rimane in stato come se fosse svenuto anche se ha gli occhi aperti ed è completamente insensibile ad ogni tipo di operazione. Se tu lo pungi con uno spirito, tu gli metti un ago davanti agli occhi, non serve niente, ok? Fino a quando Dio non decide che lo spirito, la parte superiore dell'anima, rientri dentro il corpo. Non toglie tutta l'anima completa, ma soltanto la parte superiore, come si dice in teologia, perché se togliessi tutta l'anima il corpo morirebbe, ok? Però ci sono dei fenomeni, tipo la persona diventa fredda, insomma, che diventa immobile, che fanno pensare che questo è vivo o morto, poi senti il polso, il cuore ancora batte, ma è così dal momento. Questa è un'operazione divina, ma che una creatura rapisse Dio, non puoi capire che significa, cioè questo è che la Madonna, e se l'italiano ce l'ha, cioè lo prende e lo fa scendere giù, capito? Nella sua anima. C'è un rapimento al contrario. Sei mai sentita sta roba qui? Cioè, Dio è Dio, Dio è perfettamente agente, cioè Dio non c'ha bisogno di nulla, Dio non gode di nulla se non di se stesso. Ma qui pare che c'è stata un'eccezione, Dio non gode di nulla se non di se stesso e di chi? Tutto quello che è Dio. La virtù rapitrice. Acquistai la virtù rapitrice di rapire il mio creatore e veramente si faceva rapire. Non è una metafora. Voi sapete, hanno fatto i conti, qui ti piace Maria Valtorta o non ti piace Maria Valtorta, ma Gesù Cristo rispetto alla profezia di Daniele è nato diversi anni prima ed Erode il Grande è morto nel 4 avanti Cristo. Sono stati calcolati circa una quindicina, sedicina di anni rispetto alle profezie. Vuol dire che la Madonna è stata tale e tanta la forza del suo cuore, della sua preghiera, io me la immagino sempre così, che a un certo punto Gesù Cristo non ce l'ha fatto più in vergine, basta, mancano 16 anni, ma poi io so, io faccio quello che fare, taglio, ma è stato così, è stato. Cioè, però un'operazione di questo genere, lo capite? Questa è una profezia biblica che è cambiata. Una profezia biblica. Noi non ci rendiamo conto di tante. Io un pochetto di più quando dicevo tante cose, perché dinanzi a queste cose uno completamente dice. Va in tilt. Cioè c'è qualcosa che non pondera la nostra intelligenza, la nostra umanità. E continua tra me e Dio. Fu sempre attenzione, fu sempre festa, sempre festa, no? Ma la Madonna non ha sofferto tanti dolori, non è la Madonna dolorata, sì, lo è, certo, ha sofferto tantissimo, non c'è nessuna creatura che ha sofferto sulla terra tanto quanto la Madonna, eccettuato Gesù Cristo, uomo, Dio. E qua fu sempre festa, sempre, e continua, nulla ci neghiamo a vicenda. Io non gli negai mai nulla e lui neppure. E qui esame di coscienza. Quante cose abbiamo negato a lui all'Altissimo? Quante ispirazioni che ci vengono e poi prosegui più avanti, E da chi dipende questa vostra rapitrice? Continua dalla volontà divina che come vita regnava in me. Ecco perché era mio l'Altissimo. Un segreto? La forza dell'ente supremo era la mia e perciò tenevamo quella forza di rapirsi a vicenda, perché era la volontà divina che rapiva Dio e Maria. Allora sì, insomma, se la creatura lo stato puro, per quanto bella diventa un pochino complicato.
a lui. Secondo questa dichiarazione di amore della Madonna, questo non è fatto soltanto a Luisa, questo è fatto a tutte le persone candidate ad entrare, voi state cominciando a conoscere un pochettino di volontà, nel regno del Fiat Santificante, cioè a vivere queste cose, non per scherzo, né come sogno, né come massimi magari, ma come possibilità reale, offerta alle persone che lo vogliono. Ascolta la mamma, sappi che io ti amo assai, vorrei vedere l'anima tua riempita dei miei mali, dei suoi stessi. Questi miei mali sono gonfi e vogliono riversarsi. Una delle cose tipiche della liberazione della divina volontà è proprio questa cosa, che se uno ci pensa, guarda che delle volte veramente mi viene da piangere, e non soltanto mi viene, sarebbe da prendere una rivoltella e spararsi in testa, se si potesse fare. Cioè, tu c'hai Dio in atto di voler amare infinitamente una creatura e non lo può fare. Non è che non lo vuole fare, non lo può fare perché sa che se desse queste cose a te per come stai messo, sarebbe la tua rovina. E deve stare lì, immaginate un miliardario che vede una banda di cenciosi, ma cenciosi, straccioni, miserabili, pezzenti, gli vuole manco un centesimo, perché sa che se gli dà un euro se vanno a comprare la cocaina. È terribile, se uno ci pensa a questa cosa, io ogni tanto ci penso, bisogna pensarsi a questa cosa. È terribile. Cioè, il regno della divina volontà in un certo senso è anche una ricerca di vincere. Dio va cercando qualche anima di cui si possa fidare e dire: oh, tutto quello che ho, e te fai da qualche cosetta, la vuoi? Posso fidarmi di te? Se no niente. E che cosa bisogna fare per avere queste cose? Per fare ciò devi svuotarti del tuo volere, deve morire, non ci deve stare più, perché Dio non gli dà i suoi doni, lo dice lui stesso, a chi vive di volontà umana. Non glieli dà. Dice testualmente: e affinché il volere divino possa fare il secondo passo su di te, costituendosi come principio di vita dell'anima tua, devi fare in modo che trovino in te stessa la loro volontà, perché non vogliono affidare alla tua volontà umana i loro mari di potenza, di sapienza, di amore e di bellezza e di cibo. Non ci deve stare più. Capite? Questo non è un giochetto, sì, poi la Madonna gli dice: bene, prometti di darmi la tua volontà nelle mie mani e io non lo macereste, ti prenderò nelle mie braccia. Allora, facilissimo, diciamo: bene, Madonna mia, eccoti la tua volontà nelle mie mani, e finisce così? Magari fosse così facile, non è così facile. Certo, ci deve essere una risoluzione, come dire, noi dobbiamo. A un certo punto qui la Madonna, la prima volta che lessi queste cose, mi rimasi proprio folgorato, perché questa è la nostra vita. Figlia mia carissima, ascolta la mamma tua, metti la mano sul tuo cuore e dimmi i tuoi segreti, ma dimmi almeno a te stesso, dico sempre io quando predico, diteli da solo, chiudete in camera, blinda, staccia una settimana, ripensa la tua vita, ripensa a quello che fai, ripensa a quello che sei. Sei contento? Campi bene? E se uno non c'è mica niente a capire se viene con uno di oppure no, se è felice oppure no, se campa bene oppure no, se campa male, non sta la volontà di Dio, perché la volontà di Dio non si campa male, è festa continua, ha detto la Madonna, è festa ininterrotta, continua, cioè, anche sotto la croce è festa ininterrotta, anche sotto la croce, anche lì, metti la tua mano sul tuo cuore e dimmi i tuoi segreti, metti ad esempio. Chiudi, non li dia a nessuno, non li di al confessore, non li di al padre, non li di a nessuno, ma diteli almeno a te, diteli al Padre Eterno, perché la vita non cambia se non la prendi in mano tu, non ti cambierà mai. Ah, la gente viene a me, e che devo fare, e che non devo fare, io voglio questo, io voglio quello, ma che te faccio io? Io ti posso dire qualche cosa, ma la vita è la tua, capito?
la volontà è la tua, non te la tocca nessuno, la nostra volontà non la tocca nessuno, non la può toccare neanche il demonio la nostra volontà, neanche il demonio, il demonio la può tentare la nostra volontà, ma non la può muovere, siamo gli arbitri della nostra volontà, noi, solo tu. Allora, quante volte sei stata infelice, torturata, amareggiata perché hai fatto la tua volontà? I termini sono proprio infelici, l'infelicità. Felicità si legge nella faccia della persona. Peggio, torturata. Hai visto che sta sotto tortura? A soffrire, a un certo punto dice, altrove lo vedremo più avanti, non ricordo a memoria questo. Questo sarà sempre carissimo nel mio cuore perché fu uno dei primi scritti che leste di volontà. A un certo punto dice: il peggiore dei martiri non è paragonabile alla tortura quotidiana che ti dai tu facendo la tua volontà. Io confesso, quando lessi una cosa, ci sono stato a pensare mezza giornata. Dico, e pensaci un po', ma anche nelle cose sante, anche nelle cose sante. Se hai messo un testo a tornare con forza a messa, allora X, e vedi che ci si può andare, capisci benissimo che no, una forza là, alla fine del mondo, partiamo da 4, della forza con la messa a quell'ora lì. Chi te l'ha detto una volontà di Dio che tu vada a quella messa lì esattamente un giorno a quell'ora? Speriamo, ma non puoi neanche essere sicuro al 100%. Chi te l'ha detto? La peggiore delle torture che si possa vivere, non bisogna da cercare di dire, ma a me è successo questo, quest'altro. So, mi vado in pazzo, mi vado in quest'altra, sono separati, soldi, se non lo so, ho abortito, sono diventato sfasciato dalla famiglia, ho fatto un macello, ho divorziato, ho fatto questa. Cioè, dietro tutte queste cose, tragedie, che cosa sta sempre? Cosa c'è sempre? La volontà umana, sempre questa, sempre. Cioè, capite? Cioè, c'è una soluzione immediata a tutti i problemi, poi bisogna vedere si è manifestata nella vita di quella persona la volontà umana, quali atti ha compiuto, quanto gravi sono stati, perché poi quanto più la volontà umana si distacca da quella divina, e qual è il metodo, cioè quanto più il peccato è grave, e tanto più disastri te li trovi addosso, te li trovi tutti e due. Cioè, io vi dico, da prete, sono 13 anni e mezzo, più o meno mi sono prete, ho parlato con tanta di quella gente che Dio solo lo sa, d'accordo? Cioè questo è proprio una corrispondenza più univoca. Cioè, i guai che noi viviamo ce li siamo tutti fabbricati ad hoc con il cesello, cioè, uno per uno proprio, uno, due, tre, quattro, e veramente quando uno poi dice il confesso, mea culpa, mea culpa, quello non sono chiacchiere, capito? Quella è la purissima verità che non deve portare alla disperazione, perché in qualunque momento, se tu decidi di metterci punto e ti rivolgi alla Divina Misericordia, la situazione può cambiare. Certo, poi dovrebbero avere le conseguenze dei danni che hai fatto, quella integrità è subito, ma è solo colpa nostra. È solo colpa nostra. Un'altra, diciamo così, coordinata chiave proprio della liberazione della Divina Volontà, che ti fanno capire la verità. Cioè che Dio vorrebbe solo che tu sia contento e ha soltanto una marea di doni di grazie da darti, e tu scioccamente, certamente ingannato, seduto dal diavolo, dall'ignoranza, da tante questioni, non li vuoi e trascorri il tempo andando a costruire un mare di guai da solo, oppure accontentandoti di andare a fare l'elemosina, di vivere con uno stracciavedetto, stracciati che stanno oggi. Quelli che poverini non hanno più di molti di quelli che non sempre soldi, perché quelli da poveracci sono veramente poveracci che ci hanno da che magnassi. Poi gli dico, senti, non te ne andare a bere e non ci comprare le sigarette, perché ho comprato una cosa da mangiare, poi se lo fanno non fanno fare i soldi, capito? Ma non ho capito, è bella la vita di chi sta passando la giornata, alzarsi in semaforo, tutto il giorno quelli che dicono così, no, la via sotto con le umiliazioni, sperando che qualcuno ti fa più vedo, ti dà qualcuno da 2 centesimi. Pensa tu quando chi 2 centesimi è devolito, insomma, no? E controlla la fine della giornata se gli escono 4 euro con la saffa cheeseburger al McDonald's. Guardate che gli uomini campano così e potrebbero campare come Pascià
con la villa, con la piscina, con la servitù che ti serve il guardini, in quanti bianchi ti mangi l'ostia, il riale e champagne tutti i giorni a pranzo e cena. Metafore umane che il nostro Signore mi perdonerà, mi rendono un attimo l'idea della proporzione. Questo è, perché questo perché non c'è? La gente dice, ma Dio è cattivo, ma Dio qua, ma Dio è ingiusto, Dio questo, Dio quell'altro. Tutte stupide. E quando saranno morti, tutti lo vedranno questo qui. Perché è così, cioè queste non sono chiacchiere, non sono ipotesi, non sono idee, è così. Quando saremo morti, santo mese di novembre, ci ho appena scritto un articolo sul giudizio particolare, queste cose tutti gli uomini le vedranno nella loro lapalissianità. Conoscete la palis, d'accordo? Il teorico dell'ovvio, d'accordo? E dire, ah, ma guarda un po', troppo tardi però, è meglio che ci pensi un pochetto adesso. La causa dei nostri problemi, questo lo dice anche Gesù metaforicamente nel Vangelo, vi ricordate quando dicono i farisei, dice, hanno mangiato senza lavarsi le mani, sono diventati impuri. Voi guardate la stupidità della volontà umana, che cosa diventa, come fa a diventare pazzia anche una norma, come dire, remotamente derivante dall'alto, no? Chiaramente con significazione simbolica. Gesù dice, ma dico, gli dice, Gesù non dice le parolacce, ma però gli risponde, siete così privi di intelletto, sarebbe stolto in maniera, come dire, raffinata, stupido in maniera un pochino, ma Gesù non lo dice perché Gesù stupido non si dice, però, ma dico, ma possibile? Ma tu pensi che se ti mangi una cosa perché non ti sei lavato le mani diventi impuro? Che ti fa? Poi magari se fai il pettegolezzo e dici una maldicenza, tra cui il fatto che sono lavato le mani c'è nessun problema. E poi dici, non quello che entra nell'uomo, ma quello che esce lo contamina. Cioè, al di là dell'esempio rituale, no? Quindi non se ti mangi una cosa con le mani sporche, ma quello che vomita la tua anima in pensieri, parole, opere, quello ti rende impuro, ma è anche, come dire, un parametro globale di vita. Cioè i problemi non stanno fuori di te, stanno dentro di te. Non è un problema che tuo padre è fuori di testa, il problema è che tu non sei amato così com'è e non hai fatto dell'asse della tua vita il nostro, perché se tu ricevi tutto quanto l'amore e vivi dell'amore di Dio, non c'hai bisogno dell'amore di tuo padre, non ce l'hai. Capito? Ma sarai capace di compassionare, di amare con misericordia tuo padre, che è questo animale che c'hai davanti e non altro. Questo vale per tutte le cose, se uno ci pensa bene. Capito? Sappi che hai messo fuori la volontà divina e sei caduto nel labirinto dei mali. L'altra immagine è bellissima, la volontà umana è un labirinto. Tu devi andare a un certo punto. Non c'è capisci più niente, te ritrovi pastogliato in tante cose, non sai come uscirne, attenzione però, non sai come uscirne, e se qualcuno ti può dare una mano, non la chiedi, perché tu stai dentro, sai che non sai come uscirne, questo lo dico da prete, qualcuno ti tende una mano e tu non la prendi perché tanto esci da solo, beh, continua. La cosa impressionante, ve lo dico per esperienza, questa è veramente una cosa che fa paura, è che sbatti la destra, gli uomini hanno le teste d'acciaio, perché con tutte le cornate e continuano ancora, avanti, quello che ho, figlio mio, ti ricordi che è già successo in passato questa cosa qui? Non li facciamo un'altra volta, guarda, peggio di prima. Dico, santo cielo, ma dico, ma storia magistraline, dicevano i romani, niente. Uguale, ancora, continua. Cioè, io da povero prete, una volta mi sentivo male, d'accordo? Perché cominciavo a pensare, no, bisogna fare qualcosa, adesso lascio perdere. Nel senso, non è che lascio perdere, cioè dico, fai. Quando proprio ti sarai proprio sfasciato la testa in due parti, sperando che sia ancora in tempo, forse penserai, via un altro po' di botte. Ma voi capite che questa visione, se ci fate attenzione, fa anche da capire il valore pedagogico della croce. Perché il nostro Signore
tra virgolette, ci fa soffrire, perché non c'è altri sistemi a farcela giocare, non ci stanno. Quello qua non capisci. Dice, guarda, te lo spiego io, guarda, le cose stanno così, così. No! Boom, finalmente. Voi capite che roba che è? È così la vita. Essa voleva renderti pura, sana, felice e bella di una beltà incantevole. Capite? Questo è quello che Dio vuole fare con noi. Quindi quando devi dare il mostro, uno che è antipatico, sempre colluso, sempre arrabbiato nero, e dico arrabbiato perché sto sul pulpito, d'accordo? Arrabbiato, nero, sempre così, insopportabile, non amabile, cafone, tutto quello che ti pare, è uno che non si è fatto certamente plasmare dalla divina volontà, questo è proprio automatico, perché anche l'umanità di Gesù e di Maria, come erano l'umanità di Gesù e di Maria, come sono l'umanità dei santi. Voi sapete che la Madonna aveva tutte le virtù nascoste, non sapeva niente, nessuno di loro viveva. La Madonna stava in estasi tutti i giorni, non so quante ore al giorno, ma una parte della giornata, tutti i giorni la Madonna la passava in estasi. Su questo io ci metto la mano, non sul fuoco, del più, dentro un vulcano, d'accordo? Ma quando usciva, nessuno si vedeva niente, sembrava una donna normalissima. Qual era l'unica cosa che poteva avere nascosta la Madonna? Che non è mai possibile. L'ha visto? Cioè, chi l'ha incontrata, vedendola così, buona, gentile, affabile, semplicemente per come era, anche se lei era attentissima a non far emergere niente di sovrannaturale, è impossibile che non dicesse questa è la santa donna, è impossibile. Questa è l'unica cosa che emerge quando una persona sta nella divina volontà, cioè emerge una bellezza esteriore nei tratti che cambiano, una gradevolezza, una piacevolezza che prima non c'era. Per forza questa deve emergere. Se non emerge, niente di divina volontà. Io, siccome ho già trovato diverse anime illuse, vedo che se leggono quattro scritti di Luisa, cominciano a fare quattro atti di un'ora di volontà, si pensano che stanno nella divina volontà. Cioè, qui non ci sono incampi, non ci sono trucchi, d'accordo? Qui non c'è possibilità di nascondersi. Perché se tu stai nella divina volontà, si vede, non perché uno non ostenta nulla, ma si vede come si vedeva nella Madonna, cioè le virtù, quelle più difficili, che sono quelle inerenti ai nostri rapporti interpersonali, che diventano divini e belli, si vedono. Non li vuole scusa, cioè a meno che non ti vai a rinchiudere dentro nel tuo monastero, nel tuo nero, si vedono. Cambia. Ecco, tu col fare la tua volontà le guerreggiare con dolore l'hai messa fuori della sua cara abitazione, qual è l'anima tua. E di questo dobbiamo fessarci. Senti il del mio cuore, questo è un dolore per la mamma tua, che non vedo in te il sole del fiato divino, ma le tense tenebre della notte della tua volontà. La volontà umana poi è un concetto molto molto ampio, La volontà umana non è solo un peccato, sono una montagna di altre cose. Tutte le volte che noi sentiamo mossi dal nostro volere personale, stiamo sempre molto attenti, molto. Quindi la soluzione, se tu mi prometti di darmi la tua volontà nelle mie mani, io la colonna celeste ti prenderò nelle mie braccia. Bisogna innanzitutto fare una risoluzione, torniamo sempre alle origini. Come parte il cammino della divina volontà? Interiorizzando queste cose nel tuo cuore, dicendo, ma uno deve dire, ma proprio come dice, io mi sono stufo. Ecco, io dico, sono gonfio, non ce la faccio più, d'accordo? Mi sono stufato, d'accordo? Basta, non voglio che vada più così. Ma non è una cosa che avete detto tanto per dirla, no, basta, ok? Perché se non c'è questa risoluzione ferma, riconoscendo, ripercorrendo la nostra vita, centellinando le linee particolari, il grave e il piccolo, e vedere cosa ti ha prodotto il fare quello che vuoi tu in tutto, anche nelle cose più sciocche,
pensa alle cose più sciocche. Una coppia sposata, io dormo a destra e tu a sinistra, e se quello dormi a destra e tu a sinistra, che problema c'è? Pure quello, se sentite, capito? Pure queste cose, pure queste piccole sciocchezze che non sono sciocchezze, capito? Guardate che non c'è niente di un uomo è tanto attaccato quanto la volontà sua, e non c'è nessuna, vedi, questo che l'obbedienza è la terapia totale. Le congregazioni di grossa spessore sull'obbedienza ti ammazzano, capito? Ve lo fanno per prince, dice, ma questa è una cosa tanto buona, non fa niente, ne fai una cosa buona, basta che non è la volontà tua. Dice, ma come? Non ti preoccupare, fa quello che ti dico io. Fino a quando non è completamente morta questa cosa qui, capite? Non la volontà come facoltà umana, che è il principio della nostra mobilitazione, ma la volontà intesa in questo senso, che cerca se stessa e si stacca continuamente dalla volontà di Dio, volendo sempre fare come gli pare, deve essere distrutta questa qui. Però la volontà di distruggere la propria volontà non la puoi esercitare nessuno se non tu. Tu, e sei tu che devi usare i mezzi. Tanta gente dice, voglio essere obbediente, dice, voglio mettermi in obbedienza. Beh, mettiti in obbedienza, ma non ti pensare che io venga a dire, mettiti in obbedienza vuol dire che sei tu che devi cominciare a dire questa cosa, voglio che capito, che ti espropri, d'accordo? Perché l'obbedienza privata a un sacerdote, a un direttore spirituale, non è come un'obbedienza di regola dell'istituto, capito? Non si esercita in quel modo. Allora, se lo vuoi, fallo. Se non lo fai, va, a me non importa proprio, guarda, a me non importa proprio niente, anzi, per un sacerdote sono soltanto rogne e responsabilità, lo capite su certi punti di vista, no? Devi, come dire, prenderti in cura la responsabilità di una vita diversa dalla tua, un'anima, d'accordo? Se non lo fai, perché? È peggio per te, è peggio per te, non è peggio per te, è peggio per te. E questa è tutta quanta la data alla persona. Se tu mi prometti di darmi la volontà di animali, ti vedrò in mie braccia, ed anche tu alle tante mie lacrime porterai il tuo sorriso, la Madonna sarà contentissima. Ma perché la Madonna sarà contentissima? Perché siamo contenti noi. Perché chi ama, che sono la proprietà della carità, Dio San Paolo, è che si rallegra del bene altrui. È l'invidia che si rattrista del bene altrui. Diceva, quello sta bene, io sto male, mamma mia, questa è una cosa orribile, è l'invidia. La carità gode del bene altrui come se fosse proprio. Cioè, se tu vuoi bene una persona, tu lo viene di me. Mi è apparsa la Madonna, veramente. Ammesso che sia vero, sono più contento che ti è apparsa a te che non magari che mi è apparsa a me, d'accordo? Se uno ha proprio la carità, perché la carità si rallegra del bene altrui come se fosse proprio, dice San Tommaso. E quindi è chiaro che la Madonna, se ci vede vivere in quel modo, sa che abbiamo fatto strike, abbiamo risolto tutti i problemi della vita nostra, e quindi è tutta contenta. Chiediamo al Signore che ci liberi presto da questa schiavitù, e però compiti a casa davanti al Signore, a passarci un po' di tempo, a ripercorrere tutto quello che abbiamo fatto con la capa nostra bacata, per concedirle proprio uscire da lì, mi sono stufato. Questo penso che sia un bel compitino, e non sarebbe tempo perso impiegarci tempo ed energia. Siamo dati Gesù e Maria.